Benvenuti a questa puntata di Protagonismi in Rete. Ospite di oggi Emiliano Locatelli, regista, scrittore, produttore. Ha colpito molto un suo lavoro dal titolo Solamente tu, la 16ª edizione di Cortina Metraggio. Allora, benvenuto Emiliano, grazie per questa importante intervista. Grazie a te Simona, ciao a tutti. Emiliano, allora parliamo subito del tuo ultimo lavoro, Solamente tu, che ha colpito tantissimo a Cortina Metraggio, è piaciuto molto. Come e quando nasce l'ispirazione e da cosa soprattutto? Nasce tutto da un'idea di Enzo Salvi, che è il protagonista del corto. L'idea iniziale è la sua e approfitto per ringraziarlo, perché senza di lui, che è stato il primo a credere nel progetto, Solamente tu non ci sarebbe. E diciamo che appunto nasce da una sua idea e dalla sua volontà fortissima di interpretare un personaggio in chiave drammatica, totalmente inusuale rispetto al suo solito, perché sappiamo tutti che Enzo è un bravissimo comico, appunto famoso per i suoi personaggi anche un po' esagerati, se vogliamo, no? Lo stavo dicendo io, inusuale, perché siamo abituati a vederlo in un'altra veste, però interessantissimo. Tra l'altro l'avete scritto a quattro mani, se non erro. Assolutamente, la sua, il soggetto iniziale è il suo. Lui ci teneva a interpretare, a essere il protagonista in veste drammatica di un film corto, in questo caso, che lo vedesse il protagonista insieme ad un animale, in questo caso un cane, che tra l'altro è anche il suo cane, perché la sua passione principale, oltre a quella del cinema, della recitazione, è proprio quella per il mondo degli animali. Quindi l'idea iniziale è la sua e io ho aggiunto, non ho fatto altro che aggiungere le mie passioni, in questo caso per la filosofia, e dalla idea iniziale ho aggiunto ho preso spunto da un testo di Karl Marx tratto dai manoscritti economico-filosofici del 1844 e da lì, attraverso questo testo, abbiamo delineato le caratteristiche del suo personaggio, okay? Che è un personaggio che usa la sua posizione sociale, diciamo, socio-economica dominante per farsi strada. Da questa idea, appunto, ne è uscita fuori, lungo tutto l'arco narrativo, una sorta di parabola sociale discendente che dai vertici, poi vedrete, per chi ancora non l'ha visto, attraversa tutta la scala, diciamo, sociale. Ecco. L'impegno di autoprodursi, perché tu sei produttore della tua casa di produzione White Dust, ma in realtà questo è un lavoro che è stato fatto in autonomia, quindi in un momento così delicato voi vi siete esposti. Più una vocazione, un segno di talento o di follia? Bella domanda, perché in realtà a credere in questo progetto, guarda, devo dire, l'ho già detto, è stato più Enzo che io, perché io comunque venivo da un periodo in cui, allora, io ho sempre scritto, scrivo sempre. E meno male che ci ha creduto, perché ovviamente io sto scherzando, ma ci vuole coraggio, ecco, a impegnarsi così. Ci ha creduto in maniera, guarda, veramente forte, vigorosa, e alla fine mi ha convinto, mi ha detto, guarda, scrivi qualcosa per me, con quelle caratteristiche che ho detto prima del mio personaggio, e da lì sono stato stimolato e ti ripeto, mettendo le mie passioni è venuto fuori questo testo, questo corto, e niente, poi l'altra cosa era provare a prendere dei fondi. Ci abbiamo anche provato, non dico la verità, ma vabbè, sappiamo che per svariati motivi non è facile accedervi, e quindi ci siamo detti, allora facciamo noi, certo. Ho la fortuna, e infatti mi ritengo fortunato, perché se non avessi l'esperienza decennale che ho ormai nel mondo del cinema, dove io lavoro principalmente occupandomi di sonoro, non sarei riuscito a trovare una troupe che certo. Il progetto in maniera spontanea e gratuita, perché tutti dal primo all'ultimo hanno sposato il progetto, non hanno, cioè, in maniera, anche il cast, che oltre a Enzo. Beh, Emiliano, devo dire, una bella fortuna, però anche forse quel che tu hai coltivato in tanti anni, dove hai continuato a lavorare
comunque come tecnico del suono e microfonista, anche se avevi già avuto diverse esperienze nel mondo del cinema, e questo sicuramente ti ha ripagato nel tuo progetto a livello collaborativo. A questo proposito ti volevo chiedere che differenze hai incontrato tu quando hai continuato a collaborare, a lavorare. Che differenze hai riscontrato, perché so che sei venuto a contatto con diversi attori anche famosi, tra il cinema italiano e internazionale? Allora, devo dire, ad onor del vero, che la differenza principale, lavorando con una troupe e un cast internazionale, in questo caso americano, io ho avuto la fortuna di lavorare con Michael Madsen, con Terry Lanna, Rutger Hauer, che ci ha lasciati l'anno scorso e mi è dispiaciuto tantissimo, perché avevo starato con lui durante il set un rapporto speciale, c'eravamo addirittura... Non fatico a crederlo! Grazie! E devo dire, allora, ci tengo a dirlo, non perché voglia dire che gli attori italiani, perché io sono legatissimo a Enzo, che è un attore italiano, però la cosa che li contraddistingue è l'umiltà. Loro hanno, io non lo scorderò mai, il primo giorno che è venuto Michael Madsen sul set, ha dato la mano a tutta la troupe, ancora si poteva dare la mano a tutta la troupe, e si è presentato. E da noi purtroppo non è così, c'è più, ma non voglio generalizzare, perdonami Simona, più rispetto da parte del divo, dell'attore, del ruolo del tecnico, ma un rispetto che io non ho mai più rivisto, dico la verità. E quello si vede nelle loro opere, no? Perché poi le loro opere emergono sia per qualità di scrittura, ma anche per qualità tecnica, e questo non è casuale, secondo me. Questa è la differenza principale. Tu inizi con il tuo primo festival del cinema e vieni chiamato da niente po' di meno che Ettore Scola a fare parte del membro di una giuria. Cioè, quel momento io lo posso solo immaginare. Ci dai uno spaccato e cosa hai provato? Assolutamente. Allora, io ero ancora uno studente, ero uno studente all'Università di Roma, alla Sapienza, di lettere con indirizzo cinematografico, e poi mi sono laureato, e quindi è stato il mio primo contatto col mondo, con il mondo del cinema, però non teorico ma pratico, no? Ero davanti a un grande regista che stimavo, stimo tuttora, perché Ettore Scola secondo me è uno dei migliori artisti che abbiamo avuto nella storia del cinema italiano, e ho fatto questo provino. Io feci un concorso che non mi ricordo da chi era stato proposto, comunque dovevi vedere 3 film al cinema che c'erano in quel periodo al cinema e fare 3 recensioni di 4-5 righe. E la prima prova da superare era quella, quindi ho inviato queste 3 recensioni e mi sono poi sentito chiamare dal Festival del Cinema di Roma per fare il colloquio direttamente con Ettore Scola. Io ho fatto il provino con Ettore Scola, che mi fece 2 domande proprio trabocchetto per capire se avessi comunque cultura cinematografica, in sostanza. Certo. E quando andai a casa non sapevo se fossi passato o meno, quando ho ricevuto la chiamata o la mail, adesso non mi ricordo, lui era al settimo cielo. Io sono stato 15 giorni con lui, a stretto contatto con gli altri membri della giuria popolare, è un'esperienza che mi ha segnato tantissimo. Mi pare di ricordare che ci siano dei richiami proprio a livello tecnico. Io so che tu sei molto legato a un discorso di scavalcamento di campo, e quindi so che ci sono dei richiami del cinema italiano anche in questo, o sbaglio? No, non sbagli. Allora, gli scavalcamenti che io adoro di più, da cui ho preso spunto, che cioè nel nostro corso sono proprio repentini e si vedono, e abbiamo voluto che si vedessero, che fosse una sorta di schiaffo, ecco, l'abbiamo chiamato allo spettatore, l'abbiamo messo in 2 punti fondamentali: quando si parla di cassa integrazione e quando c'è il... vabbè, non voglio spoilerare, comunque il primo è quello, il secondo è un altro, e perché sono usati come una sorta di schiaffo. Io ricordo, quando ho studiato cinema, 2 scavalcamenti di campo in particolare, e sono tutti e 2 in Prima della Rivoluzione di Bertolucci, e sono straordinari. Sono, mi pare, in una panchina, cioè un dialogo a 2 su una panchina, dove vanno appunto da un campo all'altro, proprio in maniera visibile. Questo corto parla del declino di un imprenditore che si trova a dover fronteggiare un cambiamento di vita improvviso, e alla compagnia del suo meraviglioso cane, che è un labrador stupendo,
però poi a livello concettuale ci sono delle metacognizioni, metareflessioni, diciamo, che agganciano a livello filosofico. Però dopo averti coccolato, io devo chiederti una cosa: ma perché la parte dell'isterica la fa sempre la moglie, la donna? Cioè, io non capisco. Ci sono... io mi ribello a questo, scusa. Non lo sapevo, ma la volta... Perché, avevi questo sentore? No, perché ho detto dopo... Bravissima, tra l'altro, complimenti agli attori. Pochi giorni fa, quindi non dopo che avessi finito il montaggio, ma dopo che l'avessero già visto, anzi dopo il premio, ho detto, dal nostro film viene fuori la figura della donna non molto bene. Ma ci tengo a dire questo, non è un desiderio di generalizzare, non ce l'abbiamo assolutamente con la categoria donne, anzi, nel nostro caso la figura femminile è servita solo per descrivere meglio quel tipo di personaggio, quindi non è la descrizione del genere femminile in generale, ma praticamente, se vogliamo, non è nemmeno colpa o merito del personaggio femminile in quel caso, ma proprio di quello che descriviamo, cioè ovvero il potere che si genera dall'avere denaro, no? Molto denaro, e quindi sono praticamente, non è colpa della donna in quel caso, ma è colpa del sistema potere che si crea intorno. Quindi non c'è moralismo nel nostro corto, ci tengo a dirlo, è solo l'analisi di un sistema socio-economico che abbiamo cercato di osservare e criticare, ma senza moralismo, ci tengo a dirlo, non vogliamo fare la morale a nessuno, non, secondo me la morale è un falso mito, una falsa soluzione, non c'è morale, è solo cercare di capire quel sistema lì. Possiamo dire, Emiliano, ci sono degli archetipi, no? Per cui è più facile comunicare utilizzando certi, come dire, personaggi proprio, no? Quindi è una questione di codici, immagino. D'accordo. Allora, a proposito di codici, allora, altri tre corti, la violenza, il tormento, è l'amante perfetta per un creativo? Sì, assolutamente, però in questo, se vogliamo, possiamo guardare ai miti classici, ai greci, ai romani, hanno molto da insegnarci, specialmente i greci. Per me l'arte, in questo caso la rappresentazione cinematografica, ma anche teatrale, ce l'hanno già insegnato i greci che cosa sia, e secondo me c'è una componente fondamentale che non può essere non presa in considerazione, che è quella della catarsi. Secondo me al cinema si deve vedere quello che sarebbe meglio che non succedesse, ecco. La tragedia, ci insegnano i greci che era fondamentale, era il genere per antonomasia per loro, anche la commedia, ma era un genere minore. Abbiamo bisogno di rappresentare le storture, le brutture dell'umanità, per cercare, non ovviamente per omaggiarle ma solamente per cercare di evitarle. Noi dobbiamo subire la catarsi guardandoci allo specchio, attraverso lo specchio che in questo caso è del cinema, ma anche al teatro, ma anche in letteratura. Io penso questo. Essere denominato regista ti crea più ansia da prestazione, orgoglio o senso di responsabilità? Allora, guarda, un po' tutti e tre, un po' d'ansia da prestazione, perché non lo so quando succederà, spero prima possibile, spero di arrivare a un lungometraggio presto, vabbè, lo spero. Un po' senso di responsabilità, perché comunque, come dicevo, secondo me l'artista è obbligato a guidare un po', no? L'opinione pubblica. È stato così fino a pochi anni fa, adesso un po' l'abbiamo perso questo ruolo. E un po' sono onorato, perché io, ti ripeto, sono uno che ha fatto tanti anni, lo faccio ancora, sono uno che vive con la propria forza lavoro, quindi mi sento ancora, cioè, che ho tutto da dimostrare, ecco. Quindi tutte e tre.
il gusto è raffinatissimo, la cultura c'è ed è anche uno scrittore. Infatti Emiliano, nel 2016 tu vieni contattato dopo aver scritto il tuo primo romanzo dalla scuola Holden di Torino. Ecco, com'è stata questa esperienza? Anche qui hai avuto la sensazione di essere un predestinato? Ti ci sei trovato oppure in un qualche modo sapevi che sarebbe potuto accadere? No, anche lì, come per questo caso, è stato casuale, perché allora io ci tengo a dire che tutto quello che ho prodotto, vabbè, in questo caso il libro, in passato ho fatto anche della musica, ho prodotto della musica elettronica, sono sempre prodotti del momento che devono venirmi in maniera spontanea, quindi non c'è niente di calcolato in quello che produco, devo essere onesto. Quindi anche in quel caso io ho scritto questo romanzo che in realtà doveva essere una sceneggiatura, però siccome faccio sempre difficoltà, facevo e ancora faccio a farmi produrre le cose, e solamente tu lo dimostri essendo autoprodotto, ho detto vabbè, allora invece che limitare le scene d'azione pensando che magari costino X e non trovo il produttore, lo faccio diventare un romanzo, do sfogo, libero sfogo alla fantasia e vado libero. E quindi poi una volta che l'ho scritto ho detto adesso che faccio? Ho provato a proporlo a qualche casa editrice, ma informandomi so che c'è tutto un discorso che tirare fuori i soldi all'inizio. Allora ho detto, ho scoperto questa piattaforma, il mio libro.it, l'ho messo lì in maniera ti permette di autoprodurlo e autopubblicarlo, l'ho autopubblicato e poi essendo il primo romanzo ti dava la possibilità proprio la piattaforma di partecipare a questo concorso che è il mio esordio.it, che è indetto dal gruppo La Repubblica L'Espresso. Per caso vengo selezionato poi non da il concorso, quello a votazione tramite appunto il voto degli utenti, ma vengo selezionato e mandato direttamente in finale da Scuola Holden. Quindi mi arriva questa notifica, questa mail, io ero al settimo cielo perché non me l'aspettavo, era uno sfogo. Io sono Vendetta, tra l'altro il titolo è uscito prima del film che poi è stato fatto con John Travolta, e io lo definisco un mio sfogo momentaneo, è una roba che è uscita così. Però evidentemente Emiliano, il talento, il grido che apparteneva a questo lavoro si è fatto sentire ed è riuscito nel suo intento. Allora, siccome ci saranno molti ragazzi che ti guarderanno con ammirazione, con un po' di invidia, vogliamo dare un consiglio a chi come te volesse intraprendere la strada della produzione, della post-produzione, dell'autoproduzione anche musicale, perché ricordiamo che White Dust è anche produzione musicale, hai fatto dei video per delle band musicali, e cosa possiamo dire? Perché la tua è una storia bellissima che è appena sbocciata nel mondo della settima arte e che sicuramente darà sfogo a dei lavori molto belli, perché poi conoscendoti fa eco questa profondità d'animo, però magari non è sufficiente. Allora possiamo dare qualche consiglio a livello sia di atteggiamento che di propensione? Il consiglio che posso dare è, innanzitutto è il primo che mi viene in mente, che è quello banale che si dice di solito, è credere nelle proprie opere, perché è veramente fondamentale. Però comunque è altrettanto importante lo studio, l'analisi di quello che è avvenuto prima di noi, no? Quindi se uno vuole intraprendere la carriera di regista è fondamentale sapere chi i grandi che sono venuti prima di noi. Quindi comunque la conoscenza, la cultura, l'approfondimento ritorna sempre, e l'atteggiamento di umiltà socratiano, io so di non sapere, serve sempre. È una continua ricerca, io sto imparando, ancora sto imparando, quindi il consiglio che do io è questo, di essere sempre attivi nello studio, nella ricerca, perché è fondamentale, poi viene fuori nelle opere. Uno degli incubi degli scrittori è la famosa pagina bianca. Ti è mai successo di avere vuoti di... vedo già dal sorriso che sai di cosa sto parlando, allora...
ti è mai successo e che cosa possiamo dire, sempre come consiglio, perché siamo qui anche per tranquillizzare gli scrittori esordienti, perché è una cosa che succede a livello registico, succede a livello artistico, succede anche nella scrittura. Sono d'accordissimo, io l'ho subita. Infatti, dopo il romanzo Io sono Vendetta, ho iniziato subito il secondo e poi mi sono fermato. Adesso, allora, mi sono fermato credo per 2-3 anni. Ho scritto i primi 3 capitoli e poi sono stato fermo, la cosiddetta crisi della pagina bianca. Adesso è un mesetto, forse 2, che ho iniziato e sto andando avanti. È un libro ambientato in un futuro post-apocalittico che però riprende dei rimandi al primo romanzo. E quindi ci sta, è normalissimo. Io, che come ho detto, produco, creo solo quando lo sento veramente, mi viene in maniera spontanea. Io non sono capace, se tu mi dici scrivimi una roba sotto dettatura, io non ci riesco. Cioè sotto dettatura, mi dai un compito, non so, devo sforzarmi, forse mi viene male. E infatti con solamente tu sono stato fortunato, perché la storia di Enzo poi casualmente mi ha appassionato, poi è stato più un caso e quindi poi è venuta spontanea. Se non fosse stato così sarebbe stato difficile per me scrivere, ok? Quindi deve venire tutto in maniera spontanea, deve uscirmi fuori. Io alcune volte mi sveglio la notte per appuntare le cose, stanotte pure l'ho fatto. Secondo te qual è il modo migliore per lasciar respirare l'anima in questi momenti? Io avrei paura ad essere un regista di professione, uno scrittore, siccome ancora non lo sono, non so se sarei in grado di farlo per forza, come ho detto prima, perché in qualche modo se poi si diventa regista, scrittore, si è costretti a produrre. Io capisco molto alcuni cantanti, mi viene in mente George Michael, Prince, hanno vissuto delle crisi profondissime perché le loro case di produzione, la Warner, adesso non so bene, li obbligavano a produrre. Io capisco gli artisti, loro hanno litigato con le case discografiche perché li obbligavano, li capisco tantissimo, quindi non lo so se sarei in grado, dico la verità. Guarda Emiliano, non avrei mai pensato di dirlo, ma non sai quanto sono d'accordo con queste tue ultime parole e quanto sono importanti queste tue parole per chi ci sta guardando, che capirà di riconoscersi suo malgrado nella tua esperienza. Allora io faccio i complimenti ovviamente a te per il cortometraggio Solamente Tu, che è stato la rivelazione della 16ª edizione di Cortinametraggio. Ovviamente complimenti all'attore Enzo Salvi, che l'ha coscritto insieme a te, che ha avuto l'ispirazione, e quindi aspettiamo adesso di vedere il famoso work in progress di cui ci parlavi prima di Io sono Vendetta, sempre con quel gancio di violenza necessario per quella tensione degli opposti che ti piace tanto, ma che lasciamo in sospeso perché non vogliamo svelare troppo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te Simona, grazie veramente. Grazie, complimenti. Grazie veramente di cuore. La puntata di Protagonisti in Rete finisce qui, come avete visto sono consigli importanti da seguire e noi ci ritroviamo come sempre al prossimo ospite.